tutti, bentornati su Insegnanti si diventa. Allora, questo sarà un video di consigli su cosa possiamo fare noi insegnanti precari che stiamo ancora aspettando una supplenza, quindi di tornare in classe, che cosa possiamo fare a settembre, nell'attesa appunto di una nuova supplenza. Dunque, io naturalmente vi dico quello che faccio io, poi magari ditemi anche voi se avete altri consigli. Allora, la prima cosa è naturalmente inviare delle MAD, cioè le messe a disposizione alle scuole. C'è su Orizzonte Scuola il modello, voi lo compilate, io allego sempre anche il mio curriculum e lo porto materialmente, non lo vado a spedire, lo porto materialmente soprattutto alle scuole private. E in questo modo le scuole private paritarie, se dovessero avere bisogno di qualche insegnante, vi possono chiamare. Certo, il punteggio in graduatoria è più basso, però comunque iniziate a fare esperienza, magari anche sulla vostra materia. Poi potete portare anche il vostro curriculum nei centri dopo scuola, ripetizione, per recupero anni scolastici che ci sono magari nella vostra città. Andate su internet, fate una ricerca e portate il vostro curriculum. In quel modo voi potete fare, per esempio, dopo scuola il pomeriggio oppure la mattina, fare appunto recupero di anni scolastici. E anche lì dovete naturalmente essere fortunati e sperare che qualcuno cerchi e abbia bisogno di voi. Altra cosa, potete mettere annunci di ripetizione, di ripetizioni della vostra materia o di altre materie nel vostro quartiere, per esempio nelle scuole vicino casa vostra, nei supermercati che sono molto frequentati, nei luoghi insomma di concentrazione. E di socializzazione, di concentrazione di gente, e in quel modo io in questo modo ho trovato in questi anni sempre ripetizioni. Anche lì dovete essere fortunati che qualcuno stia cercando. Però questo è il metodo più efficace per proporsi per fare ripetizioni, perché poi il passaparola, insomma, aiuta. Poi, altra cosa, naturalmente potete, anzi, a mio parere dobbiamo studiare, approfondire, studiare, leggere tanto, perché magari durante il periodo scolastico, mentre si lavora, non si ha il tempo di approfondire tutti gli argomenti, di leggere quanto si vorrebbe, di studiare appunto la propria materia in modo da acquisire sempre più sicurezza, almeno io che sono alle prime armi. E quindi ne approfitto in questo periodo per magari andare in biblioteca, prendere dei libri di storia, specialmente perché filosofia sono un po' più sicura, ma soprattutto di storia, ma anche comunque opere filosofiche, e magari appunto prendere libri, leggere, approfondire. Un'altra cosa che si collega a questa è anche quella di andare a seguire le lezioni all'università. L'università è un luogo pubblico, un luogo di cultura aperto a tutti, nessuno vi starà lì a chiedere chi siete, perché siete lì e perché non siete iscritti all'università. Semplicemente andate a seguire le lezioni che più vi interessano, della vostra materia, che vi permettono di approfondire appunto alcuni argomenti. Io per esempio andrò a seguire storia contemporanea, altri esami di storia. Questo è utile perché innanzitutto approfondite la vostra materia, un particolare argomento, per esempio di storia o di filosofia. Ma d'altra parte vedete anche con un altro occhio l'insegnante che spiega, quindi prendete spunto sulla didattica, cioè su come insegnare quella materia, su come insegnare storia o filosofia o un'altra materia qualsiasi. Quindi è sicuramente un metodo molto utile, è una cosa da fare anche per non stare sempre in casa, uscire, insomma, frequentare anche un po' altri luoghi. Un'altra cosa naturalmente è anche seguire dei corsi di aggiornamento, corsi di formazione che vi possano anche dare punteggio poi in graduatoria, come corsi sulla didattica, corsi di lingue, corsi sulle CDL, sull'uso della LIM, oppure corsi specifici della vostra materia, corsi di aggiornamento. Ad esempio io sono stata, va bene, al Festival della Filosofia, che naturalmente è rinunciabile per gli amanti della filosofia. Ma anche, per esempio, andrò a seguire un corso a Milano, è già il secondo, di pratiche filosofiche, di Philosophy for Children, in modo da poi sfruttare questi laboratori, queste pratiche filosofiche nella didattica in classe. Quindi mi vado sempre a costruire e a come dire, a riempire il mio curriculum, a sostanzializzarlo in qualche modo. E un'altra cosa, dunque abbiamo detto i corsi di formazione, i corsi di aggiornamento, potete poi dedicarvi all'organizzazione,
Per esempio, acquistando un'agenda. Ora ve la faccio vedere che prima era caduta. Eccomi qua. Questa è l'agenda che io ho comprato, è la Moleskine, l'ho comprata l'anno scorso quando ho iniziato a lavorare e questa mi durerà fino a dicembre e poi da gennaio inizierò con il bullet journal. Ho visto su Pinterest e su internet in generale vari video su questa, varie immagini su questa cosa e voglio iniziare il bullet journal. Quindi poi fatemi sapere se magari vi interessano dei video appositi su quello o comunque in generale sull'agenda, sulla cancelleria, la cartoleria, sull'organizzazione. Altra cosa sempre legata all'agenda è quella di costruirvi un'agenda dell'insegnante. Io questa l'ho trovata su internet, poi vi farò un video apposito proprio sulle varie sezioni. Ci sono appunto tutti i calendari. Questa è proprio dedicata specificamente agli insegnanti, quindi ci sono anche delle sezioni per la didattica, per la progettazione didattica. E l'andate a utilizzare appunto giornalmente poi quando inizierete a insegnare e proprio per andare a progettare le attività didattiche giornaliere. Io questa non la porto quasi mai a scuola, ma me la tengo a casa sulla scrivania e vado magari di settimana in settimana a progettare quello che poi devo fare in classe, sia per il sostegno sia per la mia materia. E nulla, altra cosa che non c'entra niente, ma può essere utile, è quella di comunque dedicarvi ai vostri hobby, alle vostre passioni, perché appunto mentre si lavora, mentre si è a scuola, non si ha magari il tempo di fare tutto quello che si vorrebbe fare, ad esempio anche solo leggere di più, oppure fare sport, andare in palestra, che ne so, dedicarsi a degli hobby manuali. Cercate di sfruttare questo tempo che avete a disposizione, da un lato per aggiornarvi, studiare, e dall'altro anche per dedicare tempo a voi stessi, quindi fate di necessità virtù, ecco. Nulla ragazze, spero che ragazzi e ragazze, spero che questo video sia stato interessante e utile. Fatemi sapere anche voi cosa fate a settembre, se avete consigli utili e ci rivediamo al prossimo video.